come Roma in Azione abbiamo scoperto in questi giorni che il Comune vuole spendere centinaia di migliaia di euro in una sua azienda partecipata, con probabili molte nuove assunzioni. Per noi è profondamente grave questa cosa, perché il Comune ha già 3 uffici che potrebbero svolgere queste funzioni. Ma è ancora più grave quando il commercio o il turismo di questa città sono fermi e invece di concentrarsi su mettere a posto il verde urbano, il decoro urbano, si spendono queste risorse per fare queste cose qua. Roma invece dovrebbe unire le sue risorse per dire al mondo e all'Italia che è una città sicura da un punto di vista sanitario e pulita e pronta a ripartire. Ma queste cose non sono nuove, le abbiamo già viste, pensiamo ai rifiuti. Ripartiranno i consumi in questi giorni e ripartirà, quindi ricomincerà la crisi dei rifiuti. Noi abbiamo sempre detto che Roma, per risolvere questo problema, avrà bisogno di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti, ma la sindaca è contro, per un motivo ideologico. Allora, quando l'ideologia vince sulle soluzioni, vuol dire che non si ama veramente la città. Ma anche la stessa cosa vale sulle infrastrutture. Roma deve accelerare sulle metropolitane, il Comune sta perdendo moltissimo tempo, ed è un vero peccato perché le metropolitane sono la cosa che fa la differenza tra una città che è viva, è vivace, è attrae, e invece una città che è ferma ed è bloccata nel traffico. Quindi per questi temi noi ci saremo sempre per fare sentire la nostra voce.